È un centro nutrizionale dove ovviamente noi facciamo nutrizione per il singolo, per le patologie, per chi ha bisogno di dimagrire, ma soprattutto è un progetto di valorizzazione dell'Umbria per il territorio. Quindi la Madia ricorda un po' il vecchio modo di mangiare, semplice, genuino, economico anche, ma soprattutto territoriale. E l'Umbria è un grosso patrimonio culturale e enogastronomico. I produttori coinvolti in questa avventura sono, per il vino è stato coinvolto Panetti, poi abbiamo le farine di Magnini Stefano e di Martinelli e un olio fenomenale del signor Noemio Bacci. Io sono esperta per quanto riguarda lo studio delle calorimetrie indirette, è uno studio sul metabolismo basale, quindi è utilissimo per studiare bene il metabolismo del paziente e quindi fare una dieta ancora più personalizzata. E poi ho un progetto mio un po' agricolo, tra virgolette, e per riportare, cercare di riportare e riavvicinare le persone al contatto con la natura, alla stagionalità e alla dieta mediterranea, che è patrimonio UNESCO e quindi è bene che venga un pochino rispolverata anche come concetto. BNI è un'associazione di professionisti che è basata sul marketing relazionale, quindi è una grossa opportunità perché si incontrano ovviamente liberi professionisti o aziende e abbiamo la possibilità di interconnettersi con persone dell'altra parte del mondo. Il momento che ci mettiamo insieme a ragionare, quindi che possiamo lavorare in un team di gente tutta estremamente qualificata, sicuramente ci dà l'opportunità di avere delle idee e soprattutto di sviluppare delle idee con un sinergismo che da soli molto probabilmente non riusciremmo o riusciremmo in un tempo lunghissimo. È uno scambio continuo. Solo ha nominato BNI, cos'è BNI? Non lo voglio dire, BNI è un cambio di paradigma. Oggi non uso la parola marketing tradizionale, non la parola. Perché prendiamo le idee, il lavoro, prendiamo il senso di squadra e a Spoleto mi sono accorto, una sera quando sono andato a stare lì, una persona di estrema cortesia e professionalità che dice: hai fatto qualcosa di speciale, di particolare a Spoleto, non ci è mai riuscito nessuno. E in quel momento ho pensato che poi è solo l'inizio, anche perché a marzo, da un problema come questo che ci porteremo dietro per un paio d'anni, è nata l'opportunità di cominciare a lavorare insieme per mettere insieme le idee. Io vi dico solo che sono venuto qua da Rimini, proprio per farle, perché è una persona che è un po' come Davide, no? Di prima, diciamo, impressione non è che è un po' come il Rosa, salame, sì, esatto, dicono sbucciato. altri. Poi Ah, però sbucciato, il lavoro porta i suoi frutti. Adesso non dico che sono anche un suo cliente, perché nell'ultimo mese, diciamo, abbiamo lo lasciate vedere sfruttato un attimo, un giusto, po' esatto. il tutto. Questo è un posto che secondo me ha una sua anima, perché mette insieme arte, il cibo, prende cura di se stesso e tutto il resto e vuole fare incontrare le persone. Allora, che vi dico? Vi dico che Spoleto è una cittadina che offre tanto e siamo partiti tutti insieme per scherzo. E io ho capito che forse bisognava fare qualcosa di diverso, allora ho cercato di farmi da fare, perché BNI è un grande progetto, unisce tante persone, unisce le personalità e se hai voglia di fare veramente nascono dei progetti che sono meravigliosi, come adesso che ha fatto la salute e benessere di Brunella, siamo noi con l'edilizia. C'è Maria
Emanuele, che ha creato qualcosa di incredibile qualche tempo fa, praticamente ha messo in piedi un po' di lezioni, abbiamo fatto un evento veramente particolare, siamo tutti insieme uniti e faremo grandi grandi cose. Siamo adesso al momento circa 44, ma io dico sempre che arriveremo a 50, ma tutti i professionisti di grande livello come già siamo, quindi io non ho da aggiungere altro. Con Brunella ci abbiamo tanti scontri perché è piccola ma è tosta. Oh, c'è qualcuno che non vedo scontro con me. Però lei ha detto che c'ha un cuore grande, in realtà il cuore grande ce l'ha Brunella, perché perlomeno se ti manda a quel paese è un vero. È vero, quindi la plaza Brunella.